Allora, come verificare se abbiamo un'impostazione troppo rigida e invece abbiamo un'impostazione troppo molliccia, quindi diciamo non abbiamo la giusta tensione, no? Allora, come verificare questa nostra imboccatura appunto flessibile e rilassata? Molto semplice. Allora, prendiamo il nostro piccolo clarinetto formato da bocchino e da barilotto. Allora, noi con questo piccolo clarinetto siamo in grado di far eseguire tre suoni, almeno tre suoni di diciamo di diversa altezza. Quindi, che significa questo? Che io sto usando una pressione del fiato, un'imboccatura diversa per ogni tre suoni che ho prodotto. Ok? Questo però è, diciamo, il nostro allenatore perché ci permette di verificare se la nostra imboccatura è un'imboccatura, diciamo, non troppo rigida né troppo molliccia. Avete intuito che se io presso troppo faccio uscire il suono più alto e non va bene. Se io mollo troppo faccio uscire un suono più basso e non va bene. Quindi quello centrato e quello centrale. Come faccio? Allora, riprendo queste. Diciamo, questa è acustica e fisica, ok? Non sono particolari abilità, è come dovrebbe essere, come lo strumento dovrebbe suonare. Allora, io suono il mio Sol sopra il pentagramma. Ed è il suono del barilotto col bocchino. Allenandomi su questo Sol, quindi non pressando troppo, oppure non mollando troppo, significa appunto che le imboccature, diciamo, non sono corrette. Quindi quella corretta, se vogliamo dire anche questo termine scientificamente, acusticamente parlando, è quella che emette il Sol. Magari verificate. Esatto. Quindi noterete appunto che suonando questo Sol le labbra non sono troppo tese, la mascella non è troppo tesa, ok? Quindi tutto quello di cui abbiamo parlato si può verificare con questo semplice esperimento.